Sono in compagnia della maestra Liliana Nadal e la prima domanda che vorrei rivolgerle è: come le è venuta l'idea di fare Pinocchio coi bambini? Abbiamo fatto una lettura attiva, perché la vera lettura, per far capire che cosa è l'opera, bisogna sviscerarla e non basta leggerla, bisogna agire e produrre. Quindi abbiamo letto Pinocchio e in seguito abbiamo cercato di interpretare gestualmente quello che succedeva e abbiamo fatto lo storyboard e perché la vera lettura deve arrivare a una produzione. Se tu non riesci a interiorizzare la lettura attraverso una produzione, sfugge tutto, ti resta una parola, due, non ti serve. Invece la vera lettura va fatta così, deve essere tutto reinterpretato attraverso il lavoro, la manualità e il lavoro del bambino. La lettura come viene fatta adesso non è che serva al bambino, serve all'autore per farsi bello. E invece io non ho fatto scuola per farmi bella, ho fatto le filastrocche per farmi bella, per inventare qualcosa, per esprimere il mio bip bip narcisistico, come dice Zanzotto nell'universo. Io la scuola ho fatto per insegnare ai bambini ad essere attivi e a capire le cose. E non lasciare mai una parola sconosciuta. Le parole dovevano essere tutte conosciute. E quindi la lettura deve essere una lettura veramente approfondita, se no è meglio collezionare libri. Bisogna che il bambino riesca ad interiorizzare quello che legge. Deve saper riprodurre prima gestualmente. Legge una cosa e poi attraverso il corpo cerca di rappresentare quello che è stato letto, poi fa con la grafica e poi con il ritaglio e poi con i mezzi di comunicazione fino a internet, eccetera. Qual è l'utilità, secondo lei, di fare la storia di Pinocchio in forma di filastrocca? È fondamentale per la memoria. Per la memoria, la miglior cosa è la filastrocca. Perché si ricordi. Perché la filastrocca è sempre stata usata anche nel passato. I bambini devono usare le filastrocche per imparare. Difatti, mi ricordo tutto quello che ho imparato con le filastrocche. Pinocchio.